Parliamo con Diego Schweitzer, allenatore di Crema. Una vittoria dopo la sconfitta per due punti di ieri. Come vedi questo, come hai visto questo match? Direi benissimo in difesa, ancora da registrare un po' in attacco. Sì, in realtà è lo stesso problema che abbiamo avuto ieri. Le basse percentuali sia al tiro da fuori che ai tiri liberi ci costringono sempre a non trovare, diciamo, soluzioni facili, e di conseguenza il punteggio rimane sempre piuttosto basso. Però la cosa importante, al di là, diciamo, dei canestri che sono usciti, è stata la costruzione del gioco, nel senso che i tiri sono stati presi comunque con una costruzione corale, con dei passaggi, con dei ribaltamenti, e quindi la qualità mi è piaciuta tantissimo. Chiaro, poi in questo momento voi che siamo affaticate, voi tante altre cose, non stiamo facendo canestro con continuità, però ripeto, dietro poi siamo comunque solide, come dicevi tu, riusciamo un po' a sopperire alla mancanza, diciamo, di prolificità in attacco difendendo dietro. E questa sarà una delle caratteristiche della squadra di quest'anno? Allora, sì, sicuramente sarà una caratteristica. È chiaro che con una squadra che ha a disposizione giocatrici con tanti punti nelle mani, stasera c'era anche l'assenza, anzi ieri e oggi abbiamo avuto l'assenza di Benic, è chiaro che la mia speranza sarà quella poi di aprire parecchio il campo e di riuscire anche a metterla dentro nel canestro questa palla. Io credo che alla fine la qualità dei giocatori c'è, abbiamo bisogno di migliorare qualche lettura sicuramente, ad esempio in uscita dai blocchi lontano dalla palla, però vediamo. Insomma, prime due partite, insomma, primo anche mese di lavoro, come lo giudichi? E se hai dato anche un'occhiata alle avversarie? Ma guarda, in questo momento no, nel senso che quello a cui stiamo puntando è chiaramente un miglioramento individuale nostro, che poi comporta poi un miglioramento anche della squadra. Stiamo lavorando tanto su tanti di questi aspetti, e non ho ancora guardato gli avversari, anche perché noi la prima partita avremo una squadra veneta, quindi in realtà adesso mi sembra anche un po' prematuro sapere cosa stanno facendo le nostre squadre lombarde. Ripeto, ho dato un'occhiata alla qualità dei roster nel girone nord, si conosce, quando c'era la prima del campionato speriamo di farci trovare pronti.